I think it's very important, as you're opposing this, is to make sure that we are proposing an alternative. Okay. And I think, and I don't know why it's not happening, but if you were to copy the San Francisco model, you would look at agricultural land north of Naples. And you come in by train, there's very large agricultural areas north of maybe 20 kilometers. In San Francisco, they send the organic waste 72 kilometers to an area which is surrounded by farmland. So the key is to negotiate for the administration to negotiate with two sectors. One, the restaurants and hotels, and organize a deal so it's cheaper for them to put out clean organics, because that's a large, rich supply. Stop just one moment. Okay, ha detto che il... la proposta dovrebbe essere bloccata, e all'inizio doveva essere proposta una nuova alternativa a questo biodigestore, in quanto noi abbiamo una grande area tra qui e Napoli e l'area agricola, sì, e noi dovremmo copiare il modello quello là di San Francisco, nel quale ha 72 km quadrati di distanza appunto dai piccoli centri, dai primi centri abitati, nel punto in cui sono poi stati costruiti gli impianti. E c'è il fatto dell'organico conferito dagli alberghi e dai ristoranti attraverso... Sì, attraverso una filiera, perché quando non sono materiali di appunto piccole quantità, ma sono materiali che occupano decine di metri quadri da appunto dover stoccare in qualche modo. In effetti Paul parlava della filiera della produzione dell'organico, quindi gli hotel e i ristoranti che sono a diventare compost. Una piccola cosa, ricordiamoci che a San Francisco sono state organizzate delle fattorie di grandi dimensioni, ovviamente, che lavorano esclusivamente con compost organico, non hanno fertilizzanti e altre materie chimiche, usano il compost, quindi la filosofia è quella di utilizzare il compost attraverso la lavorazione organica. So then the second people you need to negotiate with the administration is with the farmers. You want them to want this material. You don't want to give them crap. If you say, we're going to send you the waste from Naples, no. It'd be shit, you know? We are negotiating with the restaurants, with the hotels, with the markets, the fruit markets, vegetable markets, and so on. So it'd be a rich supply of organics, which they need for their farm. But it's gonna need negotiation. Okay, just a second. Sì, sì. Cosa ha detto? Ok, ha detto che appunto deve essere una filiera e devono partecipare tutti i hotel, ristoranti, market, quindi supermercati, e anche le persone. Il problema principale è quello là, no, lui ha detto quando dobbiamo cambiare mentalità, nel senso che non dobbiamo dire no, quella è Napoli, non si può fare, è solo spazzatura, andiamola a buttare da qualche parte, ma appunto diceva di negoziare sia con l'amministrazione locale per fargli cambiare idea, appunto per metterla in un posto più idoneo, e secondo appunto organizzare la filiera con le persone. Non fare prima il compostaggio e poi organizzarlo, tutto il contrario. Sì. Se vuole aggiungere qualcosa, perché io dell'argomento non sei molto pratico. Sì. Allora, la cosa importante, voi sapete, esistono anche i centri agroalimentari, no? I mercati ortofrutticoli, la grande distribuzione. Sì. Che producono moltissimo organico. Sì. Chiaramente, non essendo organizzata la filiera, questo materiale va preso poi non come rifiuto speciale, bensì di solito i comuni fanno l'assimilato, fanno l'assimilazione. Per cui noi cittadini paghiamo una tariffa più alta perché i commercianti, i centri alimentari, conferiscono il materiale alle ditte di smaltimento del comune. Questo è l'errore, perché si aumentano le quantità, non si fa la differenziazione, questo materiale non diventa materia.
diventa indifferenziato, rifiuto, diventa spazzatura, sì, diventa spazzatura, esattamente, immondizia. Quindi io locale mi metto a contatto con una ditta che fa queste opere e cammina per i fatti suoi il mio rifiuto, a differenza del rifiuto della cittadina, voglio dire, farlo camminare diversamente. Cioè creare una filiera. Ecco. Attualmente il piano industriale dei rifiuti a Sano già prevede raccolta differenziata, raccolta dell'organico e anche delle attività produttive legate all'organico. Noi facciamo più o meno un 60, dal 59 al 62% di raccolta differenziata. E già c'è un accordo in cui sia per le civili abitazioni sia per le aziende c'è la raccolta dell'organico. Ma questa è la raccolta, lui vale del conferimento. Sì, adesso no, perché lui diceva interessante. Il ragionamento è questo, si serve come dato per poi dopo il processo industriale, perché adesso. Io per lui diceva fare accordi tra i conferitori, noi tra se prendiamo le aziende che fanno, ok, noi attualmente come comune di Sarno, voglio dire, attualmente abbiamo già un livello di. Ma non avete una vostra piattaforma dove conferire? No, non parliamo di impianto di conferimento, esatto. No, di piattaforma, perché dove serve la logistica? Il concetto è quel che volevo dire, che volevo chiedere. Un impianto invece dimensionato sulle esigenze di un comune di 30.000 abitanti, lei lo vede migliore come sistema, come a livello industriale, o lei lo vede sempre come un discorso intercomunale di diversi comuni? Devo tradurre il FISC possible for 30,000 is better the little composition. Yeah, small. Of many small. If you could get composting or anaerobic digestion, that to me is not a problem, which you choose. Anaerobic digestion is more expensive, but in vessels, so you control the odors to a certain extent. Just one moment. Allora, gli impianti sono preferibili più piccoli. Non è importante adesso se sono biodigestori anaerobici o compostaggi aerobici. Gli anaerobici, però gli anaerobici sono molto più costosi. Quindi chiaramente la scelta, lui chiaramente adesso non ne ha parlato, ma si parla di compost on farm, cioè di fare direttamente presso le aziende agricole di fare il compostaggio. Ovviamente il rifiuto, tu lo sai meglio di me, non si può toccare, nel momento in cui viene conferito diventa proprietà del comune, no? Quindi, ma ed è proprio quando diventa proprietà del comune che diventa rifiuto. Cioè. Esattamente. Quindi è importante invece stabilire questa cultura del compostaggio direttamente nelle fattorie. Voi avete terra qua intorno. No, Sarno è notoriamente un territorio agricolo, quindi è strano che si produca rifiuto umido che costa 170, 180, oggi 200 euro a tonnellata e che poi diventa rifiuto e quindi chiaramente diventa problema perché devi fare l'impianto. L'impianto sì, è costoso. Ci sono queste farm a Sarno, eccetera, eccetera, però la proprietà è molto particellata. E quindi noi abbiamo delle imprese agricole con poca superficie. E qual è il problema? Il 90% dei rifiuti sono urbani al Sarno, quindi il 35% cioè cosa diversa avere, se già ci spostiamo nel Casertano o nella Valle del Sele, abbiamo estensioni di terreno con proprietà specifiche. No, I'm going north of Naples.
A nord di Napoli. All I know is I travel by train several times. Okay. I come in, and maybe 20 kilometers before I get to Napoli, there's agricultural land. Ok, 20 chilometri prima di Napoli, dice lui, ci sono parecchie aree. Il raggio intorno Napoli, nel raggio nei 20 chilometri di Napoli, è possibile sviluppare il compostaggio. Ora, preferibilmente lui parla di impianti piccoli, preferibilmente, chiaramente, poi compatibilmente con... Per avere un aumento di valutazione, l'impianto di Salerno, l'impianto che lei ha visto a Salerno. Beh, dice solo lo Salerno. Ok, per lei è un impianto piccolo o un impianto, giusto per avere dei parametri. Ok. 30.000, l'impianto di Salerno. La manutenza è quella... quello che vorrebbero fare. 30.000. Okay. 30.000 tonnellate di conferma. Ma non si parlava di 45. The key thing, I do not think the energy issue is the key thing. I think the key thing is to get clean organics into the soil, back to the soil. Okay. La questione principale non è quanto è grande l'impianto, ma è la pulizia del, appunto, del compost conferito. Cioè deve essere la qualità del lumido. Sì, sì, la qualità del lumido, che devono essere, lui diceva, back to the soia, i rifiuti generati dalla soia o penso simili. Sì. Diciamo dei rifiuti della nonna, quelli che ci abbiamo in casa. Però io tornerei un attimo sul discorso delle farm, perché sì, il concetto... perché se glielo dici, non bisogna avere paura che le aziende sono piccole, non è importante avere pochi metri quadrati a disposizione, perché qui addirittura noi abbiamo parlato anche di compostaggio domestico, il discorso è proprio quello, di fare, un momento, è proprio quello di evitare di costruire troppi impianti o piattaforme che devono poi smaltire per tanti, per n realtà, ma avere ognuno il piccolo sito di compostaggio. E le aziende agricole, anche se sono piccole, si fanno l'autocompostaggio, innanzitutto risparmiano sulla bolletta, perché un'utenza, che sia domestica o che sia industriale, deve avere una decurtazione, arriva addirittura fino al 40% sulla tariffa. Sabine Ricci, ma è sempre demandata i regolamenti comunali. Sabine è il criterio, ma è demandata sempre l'azione regolamentare dell'ente. Noi parliamo della parte variabile e non della parte fissa, perché la taria è così. Allora, if you can, people to compost in their backyards, number one. Two, people cooperating on one site for several families, community composting, and then a centralized facility, or several centralized facilities. Okay, dice lui, farlo sì a casa, però sarebbe anche cosa migliore avere un solo sito di compostaggio per 6-7 persone, poi il compostaggio di quartiere. Sì, ad uno più grande. Esiste nei regolamenti, pure in Oceano Superiore, Salerno, ce l'ha. Scusa un attimo, vorrei chiarire il concetto della strategia rifiuti zero. Perché si parte da quello, poi il discorso sull'impiantistica, sulla localizzazione, sui trasporti, cioè, è un'altra cosa rispetto a quello che Paul ha catechizzato, teorizzato e dice. La prima cosa è lavorare su di sé, quindi la prima cosa è il compostaggio in casa, dove è possibile. Dove non è possibile farlo in casa, cooperare con famiglie vicino o compostaggio di condominio oppure di piccole fattorie che fanno parte di un comprensorio. Dopodiché, centri urbani sviluppati tipo metropoli, ovviamente non c'è possibilità di fare il compostaggio in casa, non c'è possibilità di farlo in agricoltura, si può fare un poco nei parchi e nei giardini. In ultima analisi facciamo gli impianti. Gli impianti, giusto per quello che dicono loro, lui lo sa, comporta spesa, sono costosi, perché per fare un impianto di compostaggio di 30.000 tonnellate bisogna spendere normalmente 12 milioni di euro,
qui in Italia o in Campania 25-30 milioni di euro. Detto chiaro chiaro, qui in Italia e in Campania. Il costo dell'impianto ricade sulla cittadinanza. La seconda cosa, il costo del conferimento va a vantaggio del comune che ne è proprietario. Ma o del consorzio dei comuni che non sono proprietari. O del consorzio dei comuni che diventa proprietario con la legge sugli ATO di cui tutti quanti pensano che sia. Vabbè, ancora un'entità un po'. Ancora un poco. Però il costo del conferimento aumenta per i trasporti, aumenta per la differenziazione che le ditte chiedono, aumentano per il contratto di servizio, aumentano per il conferimento delle utenze commerciali che conferiscono gli assimilati, nei quali i comuni sugli assimilati non sempre hanno un regolamento equo per i cittadini. Allora, questo è un altro ragionamento. Il ragionamento è: se riuscite a non far conferire l'umido, e qui c'è la possibilità di farlo, diminuisce automaticamente quello che il comune spende per il rifiuto e diminuisce la tariffa per i cittadini. Mettere un impianto è l'ultima analisi. Prego. And in addition, you have backyard, community and schools. Schools could be composted. The prison here in Naples is growing its own food. So big institutions could also be doing composting, but particularly schools, because it's important for children. Allora, dice Paul, la cosa importante, dove avete degli spazi comuni, tipo le scuole, si possono mettere piccoli impianti di prossimità di compostaggio. Noi parliamo, il comune di Sarno ha detto sono 30.000 abitanti. Quanti sono? 36.000. Quanto vogliamo considerare di produzione di umido pro capite, considerando che sono 400 kg all'anno di media italiana? Saranno, vogliamo fare il 15%? 4, di umido di solito il 35% sul conferito, questi conti che di solito facciamo sul totale, sulla differenziata. Sul 400 che... Quindi sull'indifferenziato tu fai il conto, io lo faccio sulla differenziata. Se c'è il 65% di differenziato devi andare sui 20 kg annui pro capite. 3x2,6 con 6.000 tonnellate tu ti sei risolto il problema del tuo impianto di compostaggio. Se fai il compost on farm, se fai gli impianti di prossimità, se fai gli impianti condominiali, ti resta poco e nulla. Questo è il ragionamento che un amministratore pubblico dovrebbe fare. E l'impianto questo qua dove si farà per 13 comuni, non solo per Sarno, hanno fatto un insieme e andranno a conferire 13 comuni. Però vale il trasporto, perché nessuno dei quanto si conferisce. Il problema è anche questo. Cioè, più o meno noi conferiamo, se non sbaglio, al conferimento ultimo piano che è stato revisato proprio perché il conferito era sporco, non abbiamo preso di qualità. Per anni ci stiamo facendo 40 euro a tonnellata. E molto spesso conferiamo per la Sicilia. No, è un prezzo medio che tutto l'agro paga. Però se vedi il conferito a Salerno, perché mi sono andato anche sul conferito in compostaggio in impianto, è quello che il ragionamento volevo fare. Io sono d'accordissimo, voglio dire, discorso di rifiuti zero, compostiere domestiche, compostiere di prossimità, regolamento domenico, perché su questo aveva tre emendamenti, il bilancio tutte e tre bocciate l'amministrazione, stavolta il sindaco diceva ha preso impegno nel prossimo bilancio, mi fa passare l'emendamento con sua. E abbiamo presentato cosa che già previsto il comune, non c'era Superiore, Scafati, Salerno, cioè Salerno. Le compostiere domestiche, la riduzione anche, rispetto anche alla non c'era, ma non lo fa nessuno. Vabbè, però c'è, hanno messo tre giorni sull'autotona, hanno trovato e non lo so, andiamo sul quando l'assessore all'ambiente è volato. Però se c'è nel regolamento, io cittadino posso fare l'istanza e tu non mi puoi dire no, perché ce l'ho nel regolamento. Io faccio esempio, c'è il giardino, però là lo devi adeguare anche in funzione della conformazione urbanistica, perché lo sappiamo, dove c'è una conformazione urbanistica, ci sono palazzi e cose di questo tipo, anche se fai quella di quartiere o di condominio, assume dei problemi di tipo sanitario. Ciò significa che, io dico, se a San Francisco parlavamo di rifiuti zero e nel sistema, vi ripeto, io condivido in pieno perché sono uno che lo fa nella propria, cominciamo a me stesso, perché lo faccio nella vita quotidiana, faccio bellissimo. Mio nonno, sapete come lo chiamava? Facevo contadino, un mondona. Poi parla di compostiere che abbiamo nobilizzato il termine, però facevano i rifiuti alla casa, si mettevano insieme e facevano poi dopo quello che per l'agricoltura serviva. Io condivido in pieno, perché dobbiamo fare anche barare rispetto alla diminuzione del conferito, perché poi l'organico noi lo paghiamo. Però mi sono fatti due conti.
se San Francisco e anche le altre nazioni, le altre zone dove si va verso il giudizio, comunque un'area, un ciclo industriale a servizio del compost c'è, perché non ce la faremo mai a risolvere tutti i problemi del compost attraverso i compostori, avremo sicuramente la riduzione. Basta pensare che dove loro stanno molto più avanti, noi hanno creato un impianto di compostaggio, perché a Salerno l'hanno fatto, voglio dire, è un impianto, voglio dire, che ha una sua storia, ha risolto di mali problemi. Quando poi a Salerno, 20 anni fa, De Luca, questo per informazione, non voleva farlo, cioè un certo personaggio, Francesco Saverio D'Ambrosio, litigò con De Luca, lo mandò a quel paese perché De Luca dice che sia fotocolonizzatore. No, voglio fare un ragionamento, perché il compost significa quella, la battaglia della differenziata, è quello che dovremmo fare più quanto noi. Allora il discorso è questo, la mia domanda è questa, ma un impianto di compost in questo momento, nell'area nostra, premettendo che comunque noi attualmente lo conferiamo in Sicilia, e comunque questi 12 comuni avranno bisogno di un ciclo industriale, perché conferirlo in cui noi paghiamo la Sarim per il costo di trasparenza, in più pagano lo smaltimento, con eventuale aumento dei costi. Allora io dico, un impianto, poiché io non sono un luminare, non sono un esperto di impiantistica, dico, come potremmo pensarlo di farlo in una dimensione in cui comunque, premettendo che a fare rifiuti zero, il combustibile deve essere quello che ci siamo detti prima, cioè secondo lui l'impianto ideale, perché io sto qua per questo, per ascoltare una persona che su questo ne può, l'impianto ideale per lui quale potrebbe essere? Compro un cereale, con quali valori, simile a quello di Salerno, per capire, cioè, voglio dire. Allora, se voi... prima che risponde lui, posso dire una cosa? Secondo me, allora, lui ha detto che prima si fanno queste cose e poi dopo, alla fine, si pensa a un impianto. Perché si fa il cioè tutto. Parliamo di testa e di coda. Noi qua, con questa domanda, vogliamo partire dalla coda per arrivare alla testa. E noi dobbiamo partire dalla testa e arrivare alla coda. Però risponde, domani io e Paul andiamo a visitare l'impianto di Eboli, della La Tournée, che è un impianto che è nato come compostaggio aerobico. Sì. È stato messo il biofiltro, c'è tutta una storia dietro, è un impianto da 30.000 tonnellate aerobico ed è un impianto virtuoso. Nonostante sia un impianto virtuoso, la popolazione di Battipaglia, e nonostante sia in un'area industriale, perché l'umido trattato puzza, non c'è niente da fare. Se tu metti insieme autotreni che portano l'umido, puzza, c'è poco da fare. Dovremmo fare tanta di quella informazione alla cittadinanza per fargli capire che non è da nulla. Ma è sempre pure in uscita, in entrata i camion. No, quello lo fanno, perché per norma la legge. No. Se puoi venire domani, puoi venire anche tu, ti facciamo vedere il ciclo del comune di no, la legge è molto severa. Tant'è vero che il cantone ha fatto l'indagine sull'impianto di Salerno. Ora. E c'è un'indagine in corso. C'è un'indagine. Il problema è il conferimento del materiale pulito ed è il trattamento da parte dei gestori ambientali, perché tu puoi fare l'impianto più bello del mondo, ma da dove viene, chi lo trasporta, cosa ti porta? Ecco. Ricordati il problema delle pese, tu conferisci una maniera. Io volevo capire quale potrebbe essere una... Te l'ha detto controproposta, cioè te l'ha detto adesso, la controproposta è quella là, l'ha detto adesso. Da capo, come ha detto lui, dal compost di casa fino ad arrivare poi il è impossibile. Two things that San Francisco, two things. One, the restaurants and hotels pay 25% less for putting out clean organic, number one. It's cheaper for them to put out clean organic. Number two, they send municipal officials to every restaurant and hotel. Bene nel comunicare le pratiche della corretta differenziazione dei rifiuti. No, è la riduzione. Non esiste. È la riduzione. E questo lo dico da esperto in comunicazione, perché sono dottore in comunicazione. Vi dico.
che non ci stanno comuni, che Misumana ha una vera comunicazione a 360 gradi per dire come si differenzia, dove va questo, dove va quell'altro, e anche a monte, perché bisogna differenziare, perché bisogna evitare che poi ci si trovi a cospetto di queste scelte politiche che hanno una visione ristretta, perché noi pensiamo al futuro senza però risolvere i problemi del presente. Questa è una relativamente, perché parliamo di un impianto di 55 milioni. No, infatti è ristretta, quindi c'è una visione ristretta, non è per quello, perché noi abbiamo a che fare. Cioè, su questo è lodevole come posizione, insomma, anzi l'ammiro, e credo che nelle scuole e ovunque, dopo che insomma di comunicazione si è fatta veramente. Il problema è nostro. Ma chi ha fatto? L'abbiamo fatto noi. Chiedo scusa. Anche in termini. No! Anche con condizioni ufficiali. Se una scuola va al comune, guardi che questo è il progetto della mia scuola per differenziare. Questo c'è. Io vi dico che nelle scuole non è stato fatto. Bravo, sì. Vi garantisco che l'anno scorso che è partita la raccolta differenziata abbiamo fatto noi dell'associazione, ma con quali? Con 20 insegnanti su 100 insegnanti? No, ma non è una cosa credibile, è serio. Noi la facciamo in questa scuola perché siamo una parte dell'amministrazione. Non è stata fatta. Non litigate. Voglio solo dire una cosa come esempio. Scusa un attimo. Concreto. È stata fatta o non sia stata fatta? Adesso stiamo parlando del futuro. Quindi, se è stata fatta o non è stata fatta, purtroppo è un passato. Okay. Noi adesso dobbiamo pensare che in questo momento, noi dobbiamo pensare al futuro, perché abbiamo l'opportunità che l'amministrazione con la regione sta pensando di fare qualcosa. Allora, prima di fare qualcosa, perché noi possiamo fare tutti gli impianti del mondo. Noi abbiamo 8 bioreattori presso gli impianti di depurazione, che erano stati fatti per il conferimento dell'organico, quindi dei fanghi di depurazione, dell'umido, eccetera, eccetera. Sono 25 anni che sono lì e non hanno mai funzionato. Quindi il timore da parte della gente, delle associazioni, è che si faccia una ulteriore dispendio di denaro senza risolvere il problema. Il problema si risolve a monte. Cioè, se il cittadino è informato e consapevole, è qui l'amministrazione deve essere importante e deve fare un lavoro effettivo. Nel momento in cui dà alla cittadinanza l'istruzione di come partire dal basso nella composizione della differenziazione del rifiuto, già a monte tu hai evitato che interessi economici molto forti, non te lo devo insegnare, si inseriscano nell'ambito della gestione dei rifiuti. Quindi è importante che sia pubblico, è importante che sia gestito. Nel momento in cui noi abbiamo avuto questa emergenza rifiuti, ho fatto il conto, c'eri pure tu al convegno che abbiamo fatto, la Regione Campania nei 5 anni della Giunta Caldoro ha speso 300 milioni di euro, non la Regione Campania, i comuni della Regione Campania, per conferire l'umido fuori regione. Perché? Perché non c'era il trattamento dell'umido a monte. 300 milioni di euro facevi 60 impianti da 10.000 tonnellate intorno in regione. Non so se mi sono spiegato. Allora, il problema è partire, come diceva giustamente lui, partire dalla base, insegnare che il trattamento dell'organico è importante perché si riduce il costo e si tagliano le gambe a movimentazione fuori regione, fuori Italia, con i camion, con dispendio di energie, con dispendio di gasolio, con inquinamento ambientale, cioè tutto questo è il mondo del trattamento dei rifiuti. E promuovere quelli là quanto più piccoli possibile. Esatto. Più facciamo chilometri. Specialmente su questo territorio che è un territorio agricolo. È chiaro, cioè voi avete una grande opportunità. Anche questo consorzio che avete fatto, no? Questo consorzio intercomunale va benissimo. Spendete le vostre energie, il vostro denaro per fare direttamente sul posto il trattamento di lui. Posso aggiungere solo questa cosa? Breve. Quando ti accorgi che viene fatta realmente comunicazione in un territorio, quando chiami l'assessore addetto e ti dice: sono 30 giorni che mi vedo con i cittadini, il prossimo mese tengo tutti e 30 giorni impegnati perché mi rivedo di nuovo con i cittadini, con le associazioni, con i comuni, con gli enti, le chiese, le scuole.
c'è un problema di coraggio, ma soprattutto c'è un problema di costanza e continuità, che è noto in tutti i comuni della Campania, tranne con il sindaco. Un sindaco che invece ha dato l'esempio, anche se erano pochi abitanti, ma da solo effettivamente riuscì a portare un'eccellenza. Poi fu commissariato. E per questo ho detto coraggio. Sui problemi attinenti rispetto al ciclo integrato dei rifiuti, al piano industriale, al capitale d'appalto, a come viene gestito, su quali costi, potremmo iniziare qua fino a domani mattina. Ti parlo di uno che voglio dire su questo, pensi che l'altro ieri hanno sottoscritto il contratto con 6 proprio funzionali, con 10 denunce ho fatto alla Corte dei Conti che hanno fatto magari 4 milioni di euro, ci siamo parlati di questi mesi. Poiché voglio dire, possiamo entrare nello specifico, andiamo a vedere anche quel piano industriale, quello prevedeva, i sistemi di informazione che è stata fatta, gli affari come li stanno fatti, e possiamo già fino a domani. Poiché è un qualcosa di molto ampio, è interessantissimo, su cui veramente è una bella materia, su cui secondo me dovremmo anche approfondire. Una domanda, in percentuale, quanto impegna la gestione dei rifiuti sul bilancio del Comune di Sacco? È parecchio, attualmente rispetto alla spesa corrente devi fare un'analisi. Esatto. Tu fai rispetto a quello che avete, penso più del 30% della spesa corrente va mobilizzati. Se fortuna impegna il 60%. Perché nella spesa è personale che assorba le differenze, voglio dire, non è che ti è un prospetto che stiamo parlando. Comunque io volevo dirti solo se noi facessimo un'analisi rispetto al dato. Di come è stato fatto questo piano industriale, questi capitolati che è stata firmata questa azienda, un'azienda ha partecipato alla gara, una risposta è arrivata, già la scimmaggio. Potremmo ragionare e parlare veramente di cose interessanti, anche far capire il silenzio delle istituzioni. Io ho partecipato, veramente sono interessato a cosa, perché volevo un attimo avere una maggiore approfondimento sull'aspetto industriale, perché penso che sull'altro, voglio dire, penso portare un contributo su altre questioni. Sull'aspetto industriale, poiché noi attualmente facciamo il 60, nel sistema informativo arriveremo all'80, però funzionalmente ci sono dei limiti e poi non superiamo, significa che quella parte di organico arriverà in più e tu la devi gestire. Certo. Mo una parte la gestirai attraverso il procedimento domestico, ma una buona parte la gestirà, lo sai, perché certo. Voglio dire, certo. No, la devi gestire con un'impiantistica a servizio. Certo. La domanda che io faccio, secondo lui, è meglio fare un impianto comunale o un impianto intercomunale? Perché faccio Salerno, l'impianto è comunale, però faccio un utenza 200.000 abitanti, chiaro, più o meno. Ok, e fanno comunque, voglio dire, con tutti gli annessi e connessi, comunque penso che sia un impianto che... Allora, su questo, secondo me, è derimente per noi, perché il discorso, se noi facciamo il discorso a distanza di 72.000 km a Industry Biodigester, you know, It's better one community. No, dopo io. Ah, scusi. Which is for you the better way for build industries biodigester? You know, a big one for multi city, not just for one. The problem is going to be ogni comune the closeness to the population. Okay. Il problema è l'essere troppo vicino alle popolazioni. There is inevitably some odor, okay. Because it's even though you can contain the operation, anaerobic operation, okay. When you move material from the container to other parts, that's when you can get odors. Okay. So I think it's very risky doing this close to a large population. Okay. The second thing is the methane. I'm not an expert on biodigesters, but you do produce methane which is explosive. You could have if an accident. Make a big one, yeah. And a real problem with this proposal here, the big one, yeah. Is this company has never run one before. Okay, its expertise is making. Its expertise was providing furniture for pharmacies. They're in it to make money. They're not experts in it, and therefore to. They're what we say in English, they're running before they can walk. They can walk. Yeah. It would be better for them to run a small facility away from people and demonstrate that they have the expertise. You can do, yeah. Okay. But my inclination is you have so much agricultural land. Okay. And food production is so important to you, it makes sense to take the old food and put it back into the soil. So that would be my inclination. But if you've got
an industrial area with people fairly far away, like the Salerno situation, but a smaller one, and run it by people that have done it before. Ok, allora dice lui, la cosa importante uno è farla lontano dalle persone, secondo la sta facendo un'azienda che non è che va a trattare farmaci, cioè non ha mai dimostrato alle persone di saper fare quel lavoro, quindi secondo lui è meglio metterla in un posto isolato e far vedere appunto che tu sai come gestire questa frazione, sai come farla muovere tra i vari comuni, cioè portarla proprio materialmente da il comune A verso il punto di conferimento. E lui diceva appunto, ha fatto un esempio che tradotto è calzante proprio, dice voi volete correre senza aver mai prima camminato. Questa è, cioè sta azienda qua vuole fare un biodigestore grosso. Che può essere. L'azienda non ci sta. No, per dire. Ci sarà. Chiunque voglia. Non sappiamo, che potesse una soggetta che. Io direi che non ci sarebbe. Un imprecisore è una grande azienda. È ancora peggio perché chiunque voglia costruirlo non ha mai avuto esperienza nel fare un impianto. Ha proprio la gestione di biodigestore. Perché non ci sta. Poi, essendo troppo grande, essendo troppo vicino alle persone, c'è un pericolo maggiore di esplosione proprio. Infatti ha detto le persone dovrebbero essere far away, parecchio lontano dal punto in cui... Perché non devono essere tagliati nessun tipo di pericolo, né igienico, il primo sicurezza. Sicurezza. Loro l'hanno fatta con 72 km di raggio. Significa che hanno messo proprio a mare. A Ischia a mare. Ok, 2-3 km almeno lontano. Quando parliamo di biodigestione anaerobica e parliamo quindi di produzione di gas, quindi di syngas, biogas, eccetera, ovviamente abbiamo il problema dello stoccaggio, a meno che non lo bruciamo. A Salerno non fanno stoccaggio, bruciano direttamente. Quindi qual è la funzione di fare un impianto da 25 milioni di gas, probabilmente la turbina, una parte alimenta la turbina. No, another problem quello that you should be aware of, not just in Italy, but around the world, waste management attracts companies that come in and they think they can make a lot of money. And they want government grants, government subsidies. So they suck in the money. Okay, they get the money, and the moment they've got the approval, then you get investment money going in, and the principals are paying them a lot of money, and then it doesn't work, and it stands there like a white elephant. Yeah. Okay. They go bankrupt. Okay. They don't lose any money. But the shareholders, the people of you have to be careful of that. So I would say, if you start with farmers, they've got an interest in making sure this works properly because they want the stuff to feed their crops and so on. And vineyards too. Vineyards use the crops. So to me, it's low tech. It's very straightforward compost. That's where I would start. If you can feel that you're more problematic because you've got a lot of engineering, but the other one is small. He's very good. Lui ha detto l'esempio iniziale l'avete capito. Queste sono trappole per persone che vogliono fare soldi nel movimento e nello stoccaggio di rifiuti. E come vanno a finire? Vanno a finire che costruiscono, ha detto, grandi elefanti bianchi che poi vanno in bancarotta. Cioè uno fonda una società, dice di muoverti i rifiuti, prende i soldi dallo Stato e dopo va in bancarotta. Le famose cattedrali nel deserto. Che però vanno a fare i banchetti per i prelati. So track record, it's very important. What is the company? What is their experience? What is their expertise? What is their track record? Okay.
Have they run this somewhere? Can you visit that community? Okay. And see what? Ok, lui diceva, ha fatto il paragone tra un grosso impianto dove ci vuole un grosso progetto industriale dietro, una complessa gestione appunto per il movimento, e una farm, una piccola farm dove qualcuno produce il vino, produce qualsiasi cosa, prende il compost e si produce l'energia da sé. Cioè dice, secondo voi qual è meglio fare? Piccoli impianti per produzione propria, quindi fare una campagna a livello amministrativo per informare le persone, o fare queste grosse cattedrali bianche dove ci sono i succhiasoldi, sì. Come facciamo? Qua l'interesse del cittadino non c'è. Allora, no. Ma lo dobbiamo fare. Per niente. Voglio fare solo una cosa, un esempio che diciamo alla lunga calza anche in questo. Ieri è morto Bernardo Caprotti, che è il patron di S-Lunga. Io sono stato 16 anni il responsabile di comunicazione di un gruppo della distribuzione organizzata, che era Albi, che stavamo qua. No. Cioè, sì, allora, Caprotti è praticamente c'ha l'azienda più inattiva di tutta la distribuzione alimentare in Italia, anche più della Coppa. E non ha mai fatto un ipermercato. Cioè il suo punto di vista più grande è 2000 metri quadri, e lui ha vinto la scommessa, perché le grandi cose in Italia, almeno fino a 2016, non funzionano. Andatevi a vedere il Carrefour a Casoria. No. Sono tutti in fallimento, solo... per solidità, tutti in fallimento, Auchan, Leclerc, eccetera. Ho dimenticato una cosa. Mo dici, ma che c'entra nei rifiuti? No, riflettete bene. Sì, sì, la seconda cosa, l'ultima cosa che ha detto... Quello là su cui ci dobbiamo informare è le regole quali sono, l'amministrazione come appunto sul territorio fa propaganda per appunto far conoscere alle persone, e secondo il track dei rifiuti. Il track dei rifiuti, cioè la tracciabilità, nel senso come si muovono, dove vanno e quanto vengono pagati. Chi li porta? Chi li porta? Chi li porta? Perché quella è la cosa più importante. And down there we have a school. Siamo così, quello è l'ospedale. Okay, this is the hospital. 700 metri. This is the biodigester. Questo è l'impianto di noi. Will be here. Yeah. It's too close. It's too close. È troppo vicino. Questa è la fase, diciamo. And another one we have. E poi c'è tutta la industriale della gente. Poi ci sta un altro impianto di biogas da queste parti. Yeah, and for example here we have another biodigester. No, it's really too close. Sono troppo vicini. And I'm not convinced. Why are we putting the community at risk when one, we don't know the operators, they have no track record, number one, so that's a gamble, and number two, why are you taking these risks when there's a much safer way?